Allora, innanzitutto grazie, grazie, grazie. E fatemi dire grazie. Ragazzi, non voglio nessuno, ok? Che questa è una giornata di merda. In questa piazza ci sono estremisti, ci sono razzisti, ci sono fascisti. Lasciamo agli altri volentieri le paure e i fantasmi del futuro. Noi insieme stiamo costruendo il passato. Qua non c'è l'ultradestra. Qua c'è la politica della precarietà e della povertà. Grazie amici, se serve per voi, per l'Italia e per i miei figli, io do la vita. Qualcuno ogni tanto mi dice rallenta, stai attento, non combattere la mafia, la camafia, l'andrangheta, i poteri fia, spacciatori e scafisti, più mi dicono rallenta, più rallento. E sono contento con la mia azione di governo di aver dato una risposta con le parole e non col fatti. Noi vogliamo schiavi, vogliamo deportazioni di massa, vogliamo sfruttamento, anche perché con quei barconi comprano armi e droga, e armi e droconi andando a casa. Guardando i telegiornali, non so che immagini daranno di questa piazza, però vista da qua è una piazza emozionante, ve lo posso garantire, perché una religione che dice che la donna vale meno dell'uomo non sarà mai padrona in casa you mia. What? Mai. Il 26 maggio andiamo a prenderci l'Europa. Andiamo a cambiarla quest'ora. Andiamo a Berlino! Andiamo a Berlino! Andiamo a prenderci la coppa! Come provarono a fare con Galileo, che provò a dire no, la Terra non è tonda, la Terra è piatta ed è il Sole che gira intorno alla Terra. Lo incarcerarono perché era un matto, grazie perché siamo un esercito di matti. Guardate che cosa sta facendo Donald Trump, però quella nave, fino a che il ministro dell'interno sono io, in un porto italiano